fatto che questo colosso di 2 metri è qui in NWS, è qui per arrivare in WWF e farà di tutto per arrivarci. Il suo avversario in questo torneo, il primo avversario di questo torneo per il Nemo, però sarà il fenicottero, diciamo, il futuro Will Theobald, ovvero TGE. Lottatore peraltro molto abile, molto capace, questo TG. Non sarà secondo me molto semplice per Ernemo. TGE, eccolo qui. Fa anche rima, ragazzi. Lottatore di cui si è parlato un gran bene. Dunque lui sia stato, ha sempre fatto vedere la legge, la sua legge, quella di colui che non si arrende mai. Beh, la differenza di tasso e di peso è notevole, eh? Almeno 35-40 kg di differenza. E sono molto tanti, sono veramente tanti. Si può iniziare con dopo le 2 vittorie di Mysticali, attenzione subito il tanto di giro. Ricordiamo che il vincitore di questo match affronterà Cruz nella semifinale, un Cruz che secondo me non è da finale. E dunque il vincitore di questo match può essere anche colui che potrà andare in finale in questo torneo per il titolo NRWS, che ovviamente al momento detiene il gufo dopo aver difeso il titolo, o meglio dopo aver portato il titolo NRWS per la prima volta in WWF. Ovviamente non l'ha mai messo in palio, perché non è un titolo da mettere in palio in WWF. Il titolo è una sorta di lascia passare, diciamo, per la federazione migliore del mondo. Dunque un titolo importante che però non ti dà una garanzia assoluta, ecco, ti dà la garanzia che tu arrivi in WWF, ma non ti dà la garanzia che sei uno dei migliori, questo è ovvio. Ovviamente ti fa anche permettere il posto in uno dei main event futuri, visto che poi il vincitore di NWS verrà proiettato contro il campione WWF a sua completa scelta. Abbiamo visto Alexander in passato, abbiamo visto Mister Lufo stesso a 9 anni, ha vinto il titolo, poi è durato 5 minuti. Peccato infatti, perché Alexander ha saputo gestire bene il suo Money in the Bank, in quel frangente. Tanto qui andiamo in match, perché TG era partito molto bene, però poi si è un po' fermato. E attenzione, il tossi sì, Nemora mi sta un po' deludendo fino adesso, però è forte lui, quindi è un colosso, per stenderlo ce ne vuole parecchio, TG è uno veloce, abile, non è uno che può fare molta strada contro colossi, però staremo un po' a vedere. Per Nemora, di cui molti parlano, cioè molti parlano bene di questo ragazzo, che è comunque anche molto rispettoso all'interno del backstage, non è uno che è un colosso, non è che se la tira troppo. Saremo un po' a vedere però durante il corso di questa stagione, anche di questo match, perché non può permettersi di perdere. Una spiera all'angolo devastante qua, ma attenzione alla risposta con lo shoulder block, un salto di TG che è un osso veramente duro, ragazzi, e infatti nel breaker in salto TG ha capito come colpire Nemora. Attenzione, è veloce nelle sue esecuzioni TG, a differenza degli altri è molto veloce, però attenzione alla reazione per Nemora con questo jawbreaker, spezza mandibola, braccio teso, niente a fare. Strano vedere un colosso subire così tanto, Per Nemora, attenzione, Nemora qui lo va a colpire come prima ha fatto Flora, strategia giusta. Oh, il tavolo per la terza volta in 3 match potrà fare una brutta fine. Serie di scambi ravvicinati tra i due, poi TG riporta il suo avversario nel ring, se noi fa bene, che ha tutto da perderci poi. TG forse springboard, oh? Attenzione springboard, springboard fireball smash, particolare questa manovra peraltro, il TG e Nemora non riesce a liberarsi, non riesce a fare nulla, è un TG davvero malettamente duro. Però attenzione, ancora e ancora una manata dritta al collo, sta prendendo la strada forse per l'Air Nemora.
attenzione però a questo colpo parato per Nemora, che fa segno, no, bravo DG a mandarlo fuori, no, si regge sulla sull'apron e Nemora poi risale sul ring molto velocemente e sbaglia totalmente. Quando si parla di velocità, di rapidità, si parla di DG, veramente è lottatore che fino adesso mi sta guardando di più, anche vedendo il suo avversario, eh. E attenzione alla risposta di Nemora, che va con una running DDT. Attenzione, Alcipo forse lo manda fuori, eh sì. Nemo si è stufato, lo manda fuori, però qua se non sbaglio. Oh oh, sul tavolo di commento forse ci ripensa. Siamo a 3. La serie di multiple kick da parte DG. Remember sta subendo molto, sta incassando e subendo molto l'ingrede rivale. Si ritorna sul ring e si, anzi no, si riesce. Remember qua lo butta fuori ancora. Oh, sul tavolo di commento. Oh mio Dio, no. No, non fare quello che non devi fare. Ernemor, non fare quello che devi fare. Attenzione, no. Un jackhammer lì, un jackhammer sul tavolo di commento, lo ammazza così, no, mamma mia. Ernemor, incredibile. Qui DG non si rialza. Siamo a 6, può vincere per conteggio fuori. Clamoroso qua. 7, attenzione. Oh dai, non può chiudere così. 8, TG rimane lì. Quello che fa Ernemor. Siamo a 9 e qua è finita. Ernemor vince il match, ma per conteggio fuori. Ma un po' deludente direi il finale. Match comunque che meritava di vincere TG. TG meritava davvero di vincere il match. Vediamo che momenti salienti, che non ce ne sono stati poi molti, Però poi l'Ernemor sul tavolo di commento, pazzesco. Non puoi rialzarti. Sta di fatto che Ernemor va in semifinale contro Cruz. E per Cruz il messicano la vedo molto male stavolta, Ernemor non fa sconti, ragazzi. Non fa sconti a nessuno, tanto meno a TG. Vedremo se gli farà Cruz. Però io questo ragazzo lo vedo già in finale. È vero, oggi non è che mi abbia convinto molto, ma contro Cruz non credo che possa perdere, Non credo che Cruz possa vincere il match. Passiamo al main event tra poco, ragazzi, tra KGD e Martin Johnson. E qui Martin Johnson si stava scaldando per il suo main event contro KGD, ragazzi. The Maniac Johnson giunge sul ring per il nostro main event. Beh, ha sparato molto inizialmente dicendo che lui non meriterebbe niente di essere qui, lui doveva essere già in WWF, che sarà il nostro prossimo campione NWS e il nostro anche prossimo campione WWF. Ha sparato un po' troppo, dai, diciamo la verità. Però staranno a vedere questa sera il main event appunto contro KGD. Bella sfida contro il re di Chicago, The King of Chicago. Eccolo qui, KGD, King of Chicago. Re di Chicago, Illinois, lui è proprio di Chicago, lottatore puro, dunque un guerriero, uno che ha imparato a lottare nelle bischie clandestine, insomma,
nelle fogne, lottava dovunque. Dunque uno che il colpo ce l'ha duro veramente. È uno che sa menare in poche parole. Si parte il main event, subito parte in Johnson, il maniaco contro il re di Chicago. Beh, una sfida davvero epica questa per iniziare questa stagione di NWS. Sono cambiati i tempi, ma i tipi pazzi con Martin Johnson sono rimasti. Subito però Martin Johnson! Era la spalla, che colpo che ha rivediato qua KGD. Il tavolo dei commentatori per la terza volta è stato rimesso a posto. Attenzione, mamma mia, Martin Johnson sa molto bene, eh? Però che GT qua ama lo stile di solo solo, la mette anche sullo stile di sottomissione, lo vuol far cedere in questa bella stretch. Martin Johnson è lì a correre le biciclette. Andrei, silenzio di braccia parte di Johnson che va ancora con queste gomitate. È uscito, però vediamo chi la vince. Che GD lo prende al volo e non li scivola, e c'è una copre sciotta da parte di Martin Johnson. Sembra molto scarso, molto sguscievole. Non è un match ovviamente valevole per il torneo, per il titolo NWS. Però vincere un main event è sempre importante, eh? Poi ti galvanizza anche per la settimana prossima, quando la parte che GT sa dovrà vedere contro Macho Man. D'altra parte Martin Johnson è un match secondo me più facile e più semplice contro Fantasy Dragon, il giapponese. Comunque staremo un po' a vedere. Sì, mi sembra che le veri siano tutti stranieri, vabbè, a parte messicano Cruz e Macho Man, e ci sono due messicani e un giapponese poi, però per adesso mi sembrano tutti statunitensi, eh. Eh sì, diciamo che doveva arrivare anche un italiano, Sergio Zero, che poi non ha più potuto partecipare per motivi familiari. Peccato, volevo magari un altro italiano oltre a Trevora e all'italo-americano Franco Palmieri, però ovviamente per problemi familiari personali non è potuto venire qua e quindi non poteva più partecipare a questa stagione di NWS, confermando anche il contratto. Abbiamo nulla, però pescando della gente molto interessante, perché a parte tutto, però KGD, Martin Johnson e Nemo RTG è gente di svea qualità in ambito mondiale, eh. E attenzione KGD qua, i suoi pugni! Beh, ma lui è molto bravo in questo genere, in questo stile rissoso, no? Lui è abituato a colpire duramente anche con pugni chiusi, dunque Martin Johnson deve stare anche attento, e il stesso KGD deve stare attento. Quali siamo qua? In corsa e leg drop, bravissimo qua, davvero complimenti a questo KGD che fa lo schieramento. 1 o 2, appena, forse 2, neanche 2, sarà KGD per il re di Chicago. Beh, Chicago sarà attaccata alla, sarà incollata al teleschermo, perché veramente quando lottano gente come lui, come KGD, veramente c'è poco da fare, bisogna restare incollati al teleschermo. Attenzione che Martin Johnson, però Martin Johnson è una persona molto dura, lui proviene dalla Florida, lui è abituato ai salon, ai casino, alle bischie clandestine, mi pensi a giochi d'azzardo, lui è abituato un po' a tutte queste donne, alla fama, alla gloria, al successo, ai soldi, aspetto, rappresenta un po' l'aspetto materialista, no? Attenzione però qui, Martin Johnson lo prende, e il neckbreaker l'ha sorpreso al barco, Sarà molto intelligente Martin Johnson, questa leda può davvero farne di strada qui a NWS. Però secondo me avrà bisogno anche di un manager, non di qualcuno. Attenzione!